Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di 5 prodotti per le labbra che ho sperimentato in questi 2 mesi e di cui mi sono veramente innamorata. Vi faccio un'escalation dall'ultima posizione fino ad arrivare alla prima, quindi alla mia preferita. E ovviamente li testerò con voi. Prodotto numero 5 è un prodotto di MAC, un prodotto basico ma super funzionale. È il matitone pigmentato. In questo caso ho preso la tonalità Kittenish, che è praticamente quella più neutra che c'è. Forse ce ne sono ancora 2 un po' più chiare, però secondo me troppo chiaro poi diventa non neutra. Vi faccio vedere come si applica. Molto semplice, come vi dicevo, molto basica. Con il tappo lo si tira su e viene applicato in un semplicissimo modo, così. Allora, la texture è molto morbida, molto molto poco appiccicosa. Questo è un prodotto che mi piace tantissimo. Non lo metto tra i miei preferiti perché ovviamente la tonalità non è particolarmente bella per me. Però, come vi dicevo, chi sta cercando un prodotto valido pigmentato che rimane tantissimo sulle labbra, che le rinvigorisce, quindi le rigenera, questa di MAC è top. Quarto prodotto della nostra classifica arriva un Chanel. Di questo prodotto ne ho già parlato in un altro mio video. È un lip blush. Come vedete, bellissimo il packaging, molto sofisticato, sottile, con questo vetro opaco. Ovviamente poi il marchio Chanel. È infinito questo prodotto, ce l'ho da quasi un anno in realtà. Profumo è molto molto buono, molto dolce. Allora, mi piace perché questo prodotto è un prodotto 2 in 1, nel senso che è un bellissimo prodotto per le labbra, facilissima la stesura, dà questo colorito meravigliosamente neutro perché ci sono anche ovviamente altre tantissime nuance. Io avevo preso questo perché era tra un pesca e un nude e questa è la sensazione veramente quasi di polvere sulle labbra, molto molto poco appiccicoso, quindi questa è un'ottima referenza. La texture sulle labbra è spettacolare, nel senso che essendo un 2 in 1, quindi sia per le guance, quindi per il blush, che per le labbra, deve avere sì una texture morbida, ma ovviamente non troppo morbida. La percezione che si ha sulle labbra è di morbidezza, ma di polverosità. Quindi questo è un ottimo prodotto che io utilizzo spessissimo, soprattutto nelle serate, in cui adesso ovviamente non vado più, perché guardate che bel, basta qualche picchiettamento sulle guance, poi ovviamente con un dito molto professionalmente andate semplicemente a spargerlo, vedete che dà proprio questo senso di gota rosa e così fa 2 cose in 1, avete l'effetto blush e l'effetto ovviamente delle labbra colorate. Questo è un prodotto che non lascerò mai, l'ho preso in un periodo dove avevo proprio bisogno di ottimizzare i tempi al massimo, quindi questo ce l'ho sempre in borsetta, perché come vi dicevo, avere un blush e un rossetto insieme è veramente mitico. E questo è un prodotto che io consiglio soprattutto a chi è sempre di fretta, chi vuole avere una cosa rapida e ovviamente chi non vuole rinunciare al suo blush e vuole ottimizzare il proprio tempo. Terzo prodotto della nostra classifica è un prodotto by Clarins. È praticamente un lucida labbra riparatore, rigenerante. La sua particolarità è che ha una texture molto molto simile a quella di una crema proprio per il viso e un pigmento extra extra. La linea è la Natural Lip Perfector perché in base alle vostre labbra lui fa una specie di camouflage, quindi viene applicato sulle labbra e in base al colore che lui trova lì sotto si modifica. Io ho preso la tonalità più neutra che c'era e ovviamente anche in questo caso ve lo faccio vedere applicato allo scovolino di questo tipo qua, quindi una specie di spugnettina molto precisa. Quando lo applicate dovete far fuoriuscire il prodotto. Mi raccomando, fatene uscire poco perché ne esce una valanga. E andiamo ad applicarlo sulle labbra. Allora, come texture, come vi dicevo,
molto molto lip gloss, fin troppo qualche volta. Io l'avevo acquistato quando appunto volevo avere qualche cosa che mi riparasse le labbra dalla secchezza della stagione, ma nello stesso tempo non mi desse fastidio sotto alla mascherina. Questo prodotto qua, vedete che ha una luminosità molto molto enfatizzata. L'unica pecca che trovo in questo prodotto è la sua persistenza, tra virgolette, la sua tenuta. Infatti, quando io lo applico, lo devo poi riapplicare dopo quasi un'ora, nonostante io non abbia mangiato, non parli particolarmente, quindi non è uno di quei prodotti che rimane sulla pelle e sulle labbra tanto tempo. La cosa formidabile di questo prodotto è che se voi lo cominciate a utilizzare per qualche giorno consecutivo, avrete proprio la sensazione del benessere sulle labbra. Quindi io avevo, quando l'ho acquistato, qualche pellicina sulle labbra che purtroppo non andava via se non con qualche scrub, e con questa, tra virgolette, terapia make-up, devo dire che mi è servito tantissimo. Quindi se avete le labbra screpolate, se state cercando un prodotto molto valido per l'inverno, rigenerante, riparatore, ma senza rinunciare al pigmento, io con questo di Clarins mi sono trovata davvero molto molto bene. Come vi dicevo, ci sono tantissime altre nuance, andate a trovarle e a vederle in profumeria. Ci sono anche molto più scuri e anche più chiari. Io, come vedete, ho scelto una tonalità sul nudo che potesse essere un po' una specie di burro cacao, che comunque andasse a coprire qualche taglietto che ho sulle labbra. Arriviamo al secondo prodotto della nostra classifica ed è un prodotto di Dior, il Lip Maximizer. Questo è un prodotto che conoscerete sicuramente tutte o quasi tutte, molto reclamizzato, molto molto blasonato, ne si parla, si vedono sempre le pubblicità, sullo stand di Dior sono quelli che vengono messi più in evidenza possibile. All'interno di questo prodotto abbiamo l'acido ialuronico e delle sostanze enzimatiche che fanno sì che la nostra mucosa labiale venga rimpolpata. Il profumo è buonissimo, sa di mentolo. Io avevo preso questa tonalità qui, che come potete vedere è quasi sul violaceo, ma adesso ve lo faccio vedere come swatch sulle labbra e non è assolutamente così scuro. La particolarità di questo prodotto di Dior è che è un maximizer, nel senso che quando voi lo applicate avete questo senso di mentolo apocalittico. Avviene questa, come posso definirla, un'azione del microcircolo delle nostre labbra e vengono rimpolpate. Questo effettivamente può essere vero, a me piace molto questo prodotto proprio per questo motivo qua, però non solo, perché ho trovato prodotti molto più volumizzanti di questo. Io oggi lo vado ad applicare senza una matita più scura, ma in realtà dovrebbe essere applicato con una matitina. E lo applichiamo, vedete che è molto molto neutro. Questo è il suo risultato, il profumo è esplosivo, veramente spaziale. Mentolo puro, sembra di avere fatto uno sciacquo con il colluttorio. Comincia un pochettino a pizzicare appena lo applicate, poi questo senso di vento quasi sulle labbra. Finalmente siamo arrivati, ragazzi e ragazze, alla prima posizione della mia classifica. Stiamo parlando di un prodotto di nuovo di MAC. Apriamo la classifica con MAC e la chiudiamo con MAC, non per chissà quale motivo. Allora, questo è un prodotto meraviglioso di cui ho parlato anche nel mio video dei prodotti di ottobre preferiti. È praticamente un lip gloss vernice labbra. È della linea Versicolor, ci sono tantissimi colori, anche molto più neutri di questo. Ed è un lip gloss che quando si asciuga tende a rimanere lucido nonostante sia asciutto e no transfer. Quindi quando si asciuga la parte lucida del prodotto, il pigmento viene stampato, tatuato sulle nostre labbra. E questo è veramente così, nel senso che quando io l'ho applicato la prima volta ho detto vabbè, vediamo un po' questo prodottone che mi è stato venduto come il top del top del top, ma non per andare contro chi, però sulle mie labbra di solito non dura niente tanto. Invece, quando l'ho applicato, molto molto acquoso all'inizio, si stabilizza, si ha questo effetto bellissimo di lucido. Poi dopo un tot di ore, 8 ore vi direi anche, ovviamente se uno ha una mascherina un po' di meno perché viene asciugato l'effetto lucido del prodotto, ma ovviamente dopo un tot di ore il pigmento rimane,
Quindi bisogna proprio usare il bifasico, lo struccante bifasico, per toglierlo. Ora vi faccio vedere com'è il nostro lip 2 in 1. Lo scovolino è questo, molto semplice. Ha un profumo di caramella, di miele, meravigliosamente buono. E viene applicato tranquillamente così. Questo è molto neutro. Lo potete anche mettere con le dita. Allora, prima sensazione è proprio molto molto acquoso. Sembra che scivoli molto sulle labbra. Come vedete è spaziale, l'effetto è bellissimo, mi piace un sacco perché è molto molto naturale. Pian piano, ovviamente adesso non vi faccio qua un video di 8 ore, però credetemi che una volta che lui si asciuga rimane questo effetto bagnato, ma vi giuro, e poi sotto rimane il pigmento quando l'effetto bagnato ci abbandona, ma ci abbandona dopo un sacco di tempo, davvero, se non sono 8, 10, 12 ore, comunque le fa, nonostante voi parliate, mangiate, bevete, baciate, fate tutto con le labbra, questo prodotto non vi deluderà, anche perché il primo posto in classifica davvero l'avevo messo anche nei prodotti dei miei preferiti di ottobre, sono contentissima di averlo acquistato. Per chi sceglie le nuance più scure, ha un effetto ancora più luminoso, perché ovviamente sul pigmento più scuro si vede molto di più, e per chi invece vuole una tonalità ancora più chiara, mi sembra che ci sia, però a me piaceva questo qua perché, vedete, è proprio un po' come le mie labbra, nel senso hanno un rosa tranquillo, neutro, e vi giuro che questo prodotto non lo lascerò più, spero che lo rifacciano, lo riforniscano sempre da MAC, è già la seconda confezione che mi compro, e poi effettivamente ne ho due perché sono due tonalità diverse, che adesso la prima l'ho finita ed era un pochettino più scuro, mi sembra che fosse quasi un pervinca, che ho utilizzato tantissimo quest'estate, e invece questo, che è il numero 104, Stuck in Love, è il più neutro che c'è. Quindi mi raccomando, se state cercando un prodotto che non vi secchi le labbra, che faccia da lacca per le labbra, vernice, che abbia comunque una texture molto morbida, che non ve le secchi, che ve le rigeneri, perché all'interno c'è un mix di oli che comunque rimangono molto ben mixati con le labbra, hanno questa particolarità di essere davvero soft sulle labbra, andate a prendere o comunque a provare questo prodotto di MAC. Sì, anche per oggi il nostro video è terminato. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, e noi ci vediamo al prossimo video. Let's talk about!